Buongiorno a tutti amici di Cavallo Magazine, siamo sempre qua, sempre a Fiera Cavalli e questa volta siamo in compagnia della squadra che per la regione Piemonte scenderà in campo domani mattina partecipando alla Coppa delle Regioni Under 21. Siamo qua insieme alla squadra e al loro tecnico, il signor colonnello Salvatore Oppes. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi. Siamo in presenza di una squadra che direi è fortissima perché tutti quanti hanno avuto dei risultati incredibili lungo tutta la stagione, hanno dei cavalli eccezionali, sono super preparati e quindi vogliamo andare a conoscerli in prima persona tutti quanti. Facciamo un giro di presentazioni, prego, cominciamo da te. Ciao a tutti, io sono Ginevra Pellizzari e ho 18 anni. Ciao a tutti, io sono Chiara Nota Simonetti e anche io ho 18 anni. Ciao a tutti, sono Andrea Pisani e ho 13 anni. Buongiorno, sono Ferrante Anchisi e ho 17 anni. Ciao a tutti, sono Lavinia Lobosco, ho 13 anni. Benissimo, allora io comincerei con una domanda al tecnico. Cosa ci aspettiamo da questa squadra? Beh, no, non posso negare di avere una squadra bellissima. Abbiamo tanti giovanissimi. E chiaramente noi speriamo molto in loro perché tutti ragazzi che hanno già una bella esperienza internazionale o comunque nazionale di un alto livello. Assolutamente, molto bene. Allora io proseguirei andando a conoscerli bene da vicino perché mi interessa. Cominciamo con Lavinia. Lavinia, so che tu hai fatto un campionato assoluto italiano con una prestazione eccellente. Che cosa ti aspetti adesso da questa Fiera Cavalli? Non mi aspetto nulla di particolare, solo di fare il meglio per la squadra. Ti aspetti di montare bene? Sì. Ti aspetti un buon risultato? Speriamo. Sei carica per questa prova? Sì. Ok, benissimo, era quello che volevamo sentire. Prego, allora proseguiamo con Ferrante. Allora, io so che tu disponi di un parco cavalli veramente importante. Che cavallo monterai domani? Scuderia 1918 Ludwig. E parlami di questo cavallo. Ce l'ho da quando ha 4 anni, sempre stato con noi. E poi è andato via 2 annetti per fare esperienza con un altro cavaliere, mi è tornato a inizio anno. E nulla, adesso ci troviamo qua a Verona. L'hai già montato in gara? Sì, abbiamo partecipato già a diverse gare, cercando sempre di ottenere buoni risultati. E sei arrivato fino qui. Esatto. Molto bene, allora io proseguirei con Andrea. Andrea, figlio d'arte, che ha già dimostrato un incredibile talento nei mesi precedenti. Cosa ti aspetti da questa Fiera Cavalli? Spero che vada bene e darò tutto per la squadra, per il risultato della squadra. Sei carico? Sì. Più convinto? Sì. Sì, ok, benissimo, procediamo. Chiara Simonetti, anche tu hai fatto un'ottima prova ai campionati di Arezzo. Sì. Cosa ti aspetti da Fiera Cavalli? Di dare il meglio possibile per la squadra e che vada tutto bene. Bene, raccontami del tuo cavallo. Il mio cavallo ce l'ho da 2 annetti e mi ha dato molte soddisfazioni, soprattutto ultimamente. All'inizio ci sono stati qualche problema e tutto quanto, però adesso per fortuna stiamo risolvendo tutto piano piano. Bene, perfetto. Allora io proseguirei con Ginevra Pellizzari. Com'è stato il tuo 2023? Il mio 2023 sono soddisfatta soprattutto dell'ultimo periodo, dei risultati avuti, nonostante all'inizio è andato più o meno bene, ma verso la fine dell'anno sono soddisfatta. Beh, se sei qua vuol dire che è andato bene. Se il tecnico ti ha selezionato vuol dire che è andato bene. Cosa ti aspetti? Mi aspetto ovviamente di dare il meglio per la mia squadra, di portare a termine dei buoni percorsi montando bene. Bene, allora vediamo una squadra fortissima, che ha avuto dei risultati incredibili e siamo sicuri che anche sabato e domenica scenderà in campo dando il massimo, facendo il proprio meglio, magari portando a casa una medaglia. Ultima domanda al colonnello. Che incoraggiamento vuole dare a questa squadra? Beh, un incoraggiamento, solo forza ragazzi, perché ognuno di loro sa benissimo cosa deve fare, hanno calcato tanti campi anche importanti, perciò per loro non è un trauma entrare in un campo importante come questo qua di Verona, rientra già un po' nell'abitudine, tanti di loro già sono entrati qui a Verona.
perciò per loro c'è soltanto l'impegno di fare bene il proprio lavoro, il proprio percorso. Ognuno di loro è in grado di assolvere a questo compito molto bene, per cui io spero molto che ognuno di loro dia il meglio, la concentrazione, la serenità, la lucidità per questo che devono fare, in modo tale da portare fuori un buon risultato per la squadra. Poi ci sono sempre tante componenti, infatti insomma le barriere cadono a tutti, no? L'abbiamo imparato anche a livello più importante, perciò loro si dovranno impegnare a fare meglio di sé quello che sanno fare già. Benissimo, grazie mille, complimenti, un grandissimo in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie.